Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi. Voglio realizzare con voi un pendente da utilizzare per abbellire junk o album, che a mio avviso è veramente fine, come piace a me, e sembra complicato e assolutamente non lo è, e secondo me vi può tornare molto utile. Adesso vi farò vedere come realizzarlo. Allora, io utilizzo del macramè da 3 mm, cosa che mi avete già visto utilizzare per un altro lavoro che ho fatto. Voi, se nel caso non avete un lavoro, un filo di questo tipo, potete utilizzare in realtà quello che volete. L'unico accorgimento è che sia un filo spesso. Questo perché? Primo, perché adesso vedrete come realizzarlo, se è troppo sottile non riuscite proprio a manovrarlo. E secondo, perché più è spesso il filo e più si vede la lavorazione. Quindi, fosse anche uno spago da 3-4 mm va benissimo. Io utilizzerò questo macramè che tra l'altro mi piace molto, lo trovate nella descrizione dei miei prodotti, ma io pensavo adesso magari mi comprerò anche quello bianco così, perché mi piace un sacco e poi mi piacciono un sacco le cose che vengono fuori, infatti per quello ve le propongo, spero che piacciono anche a voi. Fatemelo sapere. Allora, come procedere? Teniamo un po' 15-16 cm. No, vabbè, vi faccio vedere questa dimensione qua, un palmo di mano, un po' di più, cioè niente di. Allora, teniamo circa, non so, 16-17 cm di filo, forse sono anche meno 15, comunque è relativo. L'importante è che non ne teniate troppo poco, ancora poi vi manca. Allora, facciamo, guardate, un cappiettino così. Vado a passare sopra il filo di prima, tengo fermo con la mano. Allora, questo filo per adesso non ci serve il filo che avevamo tenuto, quindi lo faccio che ficcare dietro in mezzo alle dita così non ci dà fastidio. Allora, quindi cosa ho fatto? Allora, sono passata sopra, tengo fermo, vado a creare un cerchio. Ora, le dimensioni di questo cerchio saranno un paio di 2 cm e mezzo forse. Però non vi preoccupate, perché adesso che capite come si fa, vedrete che in 2 minuti lo fate 10 volte e quindi poi vi regolate da soli su qual è la misura perfetta perché venga un lavoro ben fatto. Quindi io adesso tengo così, spero che sia più o meno quella giusta. Vedete, ho tenuto di riferimento più o meno le mie dita. Ora cosa faccio? Col filo passo dietro, guardate, semplicissimo il cappietto, tengo di nuovo fermo e creo un cerchio più piccolo all'interno. Tengo fermo. Passo di nuovo dietro, blocco e faccio un altro cerchio piccolo all'interno. Tengo fermo col dito e passo di nuovo dietro. Faccio un altro cerchio, guardate, più piccolo sempre all'interno. Tengo fermo con le dita, giro tutto intorno e ora che sono in questa situazione, e il mio cerchio è diventato, vedete, piccolino. Vado a, vabbè, non taglio adesso il filo, non importa, infilare all'interno del foro il mio filo, così. Ok? Ora il filo che ci eravamo dimenticati, che è qua dietro, cosa facciamo? Facciamo passare anche questo all'interno del foro, così. Così li abbiamo tutti e due dalla parte posteriore. Guardate. Ok, ora ve lo mostro appiattito, così si vede bene il risultato. È semplicissimo, eh? Guardate che provatelo e poi mi raccomando, ditemi se non è semplice come vi ho detto, perché sembra difficile ma non lo è assolutamente. Guardate che bello. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fissare questi due fili. Allora, quasi quasi prenderei un filo più sottile per fare il lavoro che vi voglio far vedere. Anzi, faccio così, guardate. Prendo un pezzo di filo, lo taglio, guardate. Saranno, boh, è fin troppo grande, basta molto meno. E vado a sfilarlo perché il macramè ha proprio la particolarità che si apre facilmente. Guardate, mi vado a prendere proprio un filo. Voi potete volendo utilizzare un qualsiasi altro filo, comunque un filo sottile, perché basta sottile per fare quello che voglio. Ora, guardate un'altra cosa che
Vi servirà per fare anche altre chiusure, che è bellissima. Allora, parte alta, tengo fermo qua con la mano, col dito, vado a creare, guardate, anche qui un cappiettino, e ora vado a girare intorno ai due fili penzoloni e al mio cappiettino il filo per bloccare. Ora, è sempre più difficile per farvi vedere, vedete che sto tirando, eccoci qua, così si vede meglio. Ok? Sto creando. Guardate, così. Direi che può bastare. Guardate come si blocca perfettamente senza bisogno di aghi, fili e nient'altro. Prendo questo mio filo, lo infilo dentro il cappio che avevo fatto e adesso tiro la parte in alto finché praticamente non si prende tutto il filo e si va a nascondere sotto il filo che abbiamo girato. A questo punto noi possiamo tranquillamente con la forbice tagliare sia sopra che sotto. Siamo sicuri che questo nodo non si disfa più perché praticamente il nodo si trova sotto questo blocco. Quindi possiamo tranquillamente tagliare rasati qui. Non l'ho tagliato subito bene. E i nostri due fili sono bloccati. Ora vi faccio vedere quello che ho pensato di fare io per dare ancora un po' di consistenza e per fare in modo che questo particolare non si disfi, perché con il macramè rimane un po' morbido, magari se lo fate con uno spago più tenace rimane bloccato e non fa una piega. Ma io voglio fare una cosa. Adesso cosa faccio? Lo giro al contrario, guardate, l'ho girato al contrario, lo sistemo. Così, e adesso gli vado a mettere della colla. Gli vado a passare della colla. Aspettate che devo aprirla. Io sto usando della colla da decoupage, quindi della colla, in modo da praticamente tenere un po' più fermi, ne metto anche un po' qua sotto, tipo, ok? Allora, questa è un'operazione che potete anche non fare, però io la voglio fare perché voglio che rimanga più stabile. Tanto questa è la parte posteriore, pensavo per esempio, secondo me sono bellissimi, ok? Adesso aspetteremo che asciuga, comunque l'effetto si vede, è già questo. Praticamente da appendere, immaginate sulle copertine dei junk, quando si fanno i pendagli da mettere dietro sul laterale della copertina. Ditemi un po' se non è carino. Spero che anche quest'idea vi sia piaciuta, lasciatemelo scritto nei commenti, mi raccomando provate e fatemi sapere se è facile come vi ho detto. Qua chiaramente andiamo a tagliare i due fili alla stessa lunghezza e il nostro pendaglio è pronto. Io lo trovo molto molto carino e fine. Ditemi voi cosa ne pensate. Detto questo, un bacione grande 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 e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!